Quindi, tanto per fissare le idee, ho scelto un'unità di misura della lunghezza, ho scelto un'unità di misura del tempo. Dico che su questo disegno, che è un disegno di geometria, cioè questa è una lunghezza in quella direzione, questa lunghezza in questa direzione, questi sono segmenti che hanno una certa lunghezza, questo segmento qua è una lunghezza spaziale. E decido, come, che era implicito nel fatto di aver già tracciato le tacche, che questa tacca sia un metro. Ok? Quindi questo è un metro, un secondo metro, un terzo metro, un quarto metro. Quindi questo punto si trova a 4 metri in quella direzione e a, se uso lo stesso tacca di un metro nella direzione Y, sta a 2 metri e mezzo in quella direzione. Poi, in un secondo istante, il punto si trova qua, quindi è a 2 metri e mezzo in quella direzione e a 4 metri in questa direzione. Questo rappresenta l'asse dei tempi e scelgo un'unità di misura del tempo. Dico che questo intervallo di tempo è un secondo. Quindi l'istante T1 è qui, l'istante T2 è qui, c'è un'origine dei tempi. L'origine dei tempi è semplicemente un orologio che segna a mezzogiorno, no? Quando le lancette sono a mezzogiorno, possiamo dire quello è l'ora zero, man mano il tempo avanza, quindi la coordinata temporale dell'evento sta progredendo nel futuro, veniva da un passato, quindi avrei il concetto di tempi negativi, cioè un secondo prima di mezzogiorno, no? Questo è un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi, quindi l'istante T1 sia a T uguale un secondo, l'istante T2 è T uguale a 4 secondi, va bene? Quindi ho tre funzioni, penso alla variabile indipendente come il tempo e guardo come la posizione della particella cambia nel tempo, al progredire del tempo la particella si muove, quindi la sua posizione è funzione del tempo. Questa è la matematica che stiamo usando. Però, visto che abbiamo tre posizioni spaziali, la coordinata x, cioè quanti metri in quella direzione, la coordinata y, quanti metri in questa direzione, la coordinata z, quanti metri in questa direzione, ho tre funzioni, la x in funzione del tempo, la y in funzione del tempo, la z in funzione del tempo. Con questi due istanti di tempo, un secondo e quattro secondi, questa è la situazione. Inizialmente la particella si trova qua, quindi questo ormai è l'istante 1 e questo è l'istante 4. Questo è l'istante 1 e questo è l'istante 4. Qua in tempi stiamo misurando in secondi, le y e le x stiamo misurando in metri. Dove è la y? Ecco qua. Il tempo in secondi. Quindi adesso questi numeri, la loro unità di misura la vedete qua, per una piccola parentesi. Questo è uno cosa, secondo, quattro cosa, secondo, zero cosa, zero secondi, in questo è a zero metri, un metro, due metri, eccetera, semplice, no? Puttanate questo. Adesso, guardate, io mi costruisco questo rapporto, eh? Essenzialmente mi sto chiedendo quale, meglio non usare la parola che sto presentando, costruisco questo rapporto di quanto è variata la x su di quanto è variato il tempo, cioè costruisco un delta x diviso un delta t. Quindi x nell'istante 2 meno x nell'istante 1 fratto t2 meno t1. Quindi è questa variazione di x fratto questa variazione di tempo. Ok? Metto dentro i numeri, avendo scelto l'unità di misura, allora possiamo assegnare dei numeri a x di t, a x, eccetera. La posizione T2 nell'istante T2 è 2 metri e mezzo, meno la posizione originaria, è a 4 metri, fratto l'istante 4 secondi meno 3 secondi e costruisco un rapporto. Ma guardate però come questo rapporto, che avrà un valore numerico, cos'è? È meno 1,5 diviso 3, giusto? È un numero negativo, ma quel numero, se voi la calcolate, meno 1,5 diviso 3
È un numero, ma non è un numero puro, è un numero che ha dimensioni, perché avete preso una lunghezza e l'avete diviso un tempo, e scegliendo la lunghezza in metri e il tempo in secondi, quel numero deve essere accompagnato con le unità di misura che eredita di come è stato costruito, metri al secondo. Quindi questi sono tot metri al secondo, perché il numeratore è una lunghezza e il denominatore è un tempo. La y cosa diavolo fa? La y adesso, come vedete, al passare del tempo, ahimè, inesorabilmente va verso il futuro, la y sta aumentando, lo vedete dalla, tra virgolette, la pendenza di quel segmento giallo. Questo segmento giallo invece ha una pendenza negativa. Perché metto pendenza tra virgolette? Questa che pendenza ha? Pendenza tra virgolette? Pendenza zero. Perché la coordinata z non sta cambiando al passare del tempo. Ma anche questo è zero cosa? Metri al secondo. Non è uno zero puro. È uno zero che ha dimensioni. Non è uno zero puro, è uno zero che ha dimensioni. Che dimensioni ha? Una lunghezza fratto tempo. Questo zero, in cosa la stiamo misurando? In metri al secondo. D'accordo? Quindi cosa facciamo? Facciamo di queste tre funzioni, abbiamo tre funzioni, x, y e z, x di t si intende, y di t e z di t, voi farete i rapporti incrementali, quindi ripasso, ma proprio un nanosecondo di matematica, questa è la funzione x di t, abbia una sua forma, non ha niente a che fare con quello, è una forma generale. Questo è l'istante t1, questo è l'istante t2, qual è la posizione x nell'istante t1? È questo valore qua. Qual è la posizione x nell'istante t2? È questa posizione qui. Mi costruisco una pendenza, tra virgolette, che è x nell'istante t2 meno x nell'istante t1 fratto t2 meno t1, cioè sto facendo di quanto è cambiato l'incremento di x dovuto all'incremento del tempo e sto facendo il rapporto di la variazione di x fratto la variazione del tempo che dà quella variazione di x. Ok? Questo oggetto qua si chiama la velocità media. Velocità nella direzione x. Perché ci sono tre velocità? Sì. C'è una velocità nella direzione x, c'è una velocità nella direzione y, c'è una velocità nella direzione z. Questa qua è la velocità, scusate, ho perso la parola importante che è media. Velocità media. Media nella direzione x. Quale sarà devo finire la frase. Questa è la velocità media nella direzione x nell'intervallo di tempo. Sputacchio. T1 T2. Notate le parole, la velocità media nella direzione x nell'intervallo t1 t2. Le ultime parole sono importanti, perché se io cambio l'intervallo di tempo, se io cambio l'istante t1 e cambio l'istante t2, avrò una media diversa, no? È ovvio. Dov'è il cancellino? Eccolo qua. Lo faccio in piccolo, stesso disegno. Se invece di usare questi due avessi usato questo istante e questo istante qua, cambiava tutto. Se questo lo chiamo T1 e questo lo chiamo T2, il valore della funzione qua è evidente che il numero che calcola delta x su delta t è diverso, perché ho scelto diversi T1 e T2, d'accordo?
Quindi il numero che voi calcolate dipende da quale è l'istante, dipende dalle due istanti che avete scelto, la T1 e la T2. Cambiate quello e i valori rispettivi di x cambiano e avete quindi una pendenza diversa, una velocità media diversa. Qualcuno ha capito, intuisce perché, perché non voglio dirlo. Perché metto la parola pendenza tra virgolette? Vi sfido, perché Whis fa così? Perché non è una vera pendenza. E voi quando calcolate la pendenza di una strada, è di quanto si innalza rispetto a questo? Questo è una lunghezza, usiamo la notazione, non so, la pendenza dell'ipotenusa. Cos'è? È B fratto A. Questa è una lunghezza fratto una lunghezza. Una pendenza vera è un numero puro. Ma queste che ho calcolato non sono numeri puri. Perché sto calcolando una variazione di questa che è una lunghezza diviso un tempo. Quindi queste sono delle pendenze ibride, non è una pendenza, non si misura in percento con la percentuale di una strada. Sono metri al secondo. Quindi sono grafici nuovi questi, sono grafici ibridi, non è un grafico cartesiano questo. Perché questo ha lunghezza e un tempo. Quindi questo rapporto incrementale non è un numero puro, ma è una lunghezza diviso il tempo, d'accordo? Poi prendiamo in prestito quindi la matematica e cambio un po' la notazione in maniera che ho fatto come ho fatto nel precorso, molto semplice, invece di chiamare T1 e T2 chiamo questo T e questo T più delta T. Quindi nell'intervallo di tempo T più delta T, qual è la velocità media? È questa pendenza, x calcolato nell'istante t più delta t, meno x nell'istante t, fratto delta t. Questa è la velocità media nella direzione x, nell'intervallo di tempo t più delta t. In questo intervallo di tempo. Scegliete un altro intervallo di tempo e il valore cambierà. Velocità media nella direzione x, quale sarebbe la velocità media nello stesso intervallo di tempo nella direzione y? Guardavate la funzione y e nella direzione z la velocità media nello stesso intervallo di tempo ma nella direzione z avrei fatto uso di questa informazione e quindi la velocità media nello stesso intervallo di tempo t1 t2 nella direzione x è 0, z, scusatemi, è 0 metri al secondo. D'accordo? Il limite per delta t che tende a 0 di x dall'istante t più delta t meno x dall'istante t fratto delta t, questo si chiama la velocità istantanea, ma la parola istantanea non la userò più dopo un paio di volte che la userò adesso, si chiama la velocità istantanea nell'istante t nella direzione x. Quindi scriveremo, che so, così, velocità col pedice x, perché mi ricorda che è il limite del rapporto incrementale di quale variabile? La variabile x per delta t che tende a 0, quindi è nell'istante t, è in questo istante qua, è in questo istante, cioè geometricamente se io non sapessi che questa è una lunghezza e questo è un tempo, ma fosse solo un disegno di matematica senza ricordare che in realtà sono grandezze fisiche, la derivata è la pendenza della retta tangente, eccola qua.
Però adesso che stiamo facendo fisica e x è una lunghezza e t è un tempo, la derivata è la pendenza. D'accordo? Quindi è il limite dei rapporti incrementali nel limite che delta t tende a zero. Quindi questi rapporti incrementali tenderanno a questa direzione a limite, e quella direzione limite, direzione, vedete che sono parole che prendo in prestito dalla matematica, ma bisogna ricordare, questo è una direzione, questo è un tempo, e questa retta tangente ha una pendenza, ok? E quindi la derivata, la velocità nella direzione x nell'istante t ha dimensioni, perché per costruzioni, quindi la velocità nella direzione x, uso rotazione, cos'è? È una lunghezza fratto un tempo. Lo vedete, perché in ultima analisi è un rapporto incrementale in un opportuno limite, e il rapporto incrementale è costruito con una lunghezza diviso un tempo. Se le lunghezze le misurate in metri al secondo, quindi se questo oggetto qui lo esprimete in metri al secondo, è evidente che questo sarà in metri al secondo. D'accordo? Sono le coordinate di un punto, le coordinate x, y e z al variare del tempo. Posso descrivere come il punto si muove nel tempo se dico cosa fa la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z. Questi a, b, c e d sono costanti. Costanti in che senso? Che non dipendono dalla variabile indipendente, che è il tempo. La x varia in maniera quadratica, questo è il termine quadratico, il termine lineare, questo è il termine costante. La y sta variando linearmente, la z non fa un cazzo, ok? Supponiamo che l'unità di misura sia metri per le lunghezze e tempi per il secondo. Quindi io vi chiedo una domanda molto preliminare: che dimensioni fisiche ha D? Che dimensioni fisiche hanno A, B e C? Allora, uno come chiede, come risponde a questo? Questo è una lunghezza, questo è un tempo. Quindi D deve avere dimensioni tali che, quando lo moltiplicate per un tempo, ottenete una lunghezza. A, che dimensioni ha? Beh, la più facile qua è questo. Che dimensioni fisiche ha C? È una lunghezza! Questo è una lunghezza pure! Questa è una lunghezza pure! Quindi, voi potete sommare cose che hanno le stesse dimensioni. Una lunghezza più una lunghezza più una lunghezza vi darà una lunghezza. La B quindi cos'è? Userò lo stesso metodo di risposta che ho usato qua. La B deve avere dimensioni tali che, quando la moltiplicate per un tempo, vi dà una lunghezza. Quindi lascio a voi scrivere subito quali sono le dimensioni di D, quali sono le dimensioni di C, che sono le stesse, qual è la dimensione di B e, in ultima analisi, qual è la dimensione di A. Coraggio, pensateci. Non vi sto chiedendo l'unità di misura, sto chiedendo le dimensioni. Quindi la dimensione di C è una lunghezza, la dimensione di D
potete vederlo da qua, potete fare questa semplice operazione, che la dimensione di D è uguale alla, sto ragionando su questo, la dimensione di D è la dimensione di Y fratto la dimensione del T, del T. Ma ovviamente questa è una lunghezza e questo è un tempo, quindi questo è immediato, perché quando prenderete un D che è una lunghezza fratto un tempo e la moltiplicate per un tempo, avrete una lunghezza. Quindi la D è una lunghezza fratto un tempo, ha le dimensioni di una velocità, come anche la C. Questa non è la C, è la... Sì, la velocità. La B, come la D, ha una lunghezza di una velocità, è una lunghezza fratto un tempo. La A cosa? La A, è corretto, è l'accelerazione, ma vorrei che voi ci arrivaste col linguaggio. La A ha le dimensioni tali che quando lo moltiplicate per un tempo al quadrato otterrete una lunghezza. Quindi la dimensione di A è per l'appunto una lunghezza per un tempo alla meno 2, perché quando moltiplicherete questo per un tempo al quadrato, il tempo alla meno 2 per il tempo al quadrato si divideranno e avrete una lunghezza. E questo, guarda caso, è la dimensione di un'accelerazione. D'accordo? Nelle scelte le unità di misure, metri e secondi, allora questo sarà in metri, la D sarà qualcosa in metri al secondo, come anche la B, e la A sarà un certo metri al secondo, avendo scelto l'unità di misura, oppure chilometri all'ora all'ora. D'accordo? Va bene, abbiamo capito, cominciamo a capire le dimensioni. Guardiamo qualcos'altro. Scrivo qua adesso. Queste sono le coordinate. Qua le velocità. Allora abbiamo tre velocità, giusto? Una velocità per ogni coordinata. Cos'è una velocità? È una derivata, è la derivata della coordinata rispetto al tempo. Poi scriveremo le accelerazioni. Coraggio, fatele voi mentre io cancello la ragna. Qual è la velocità nella direzione x? Coraggio. La velocità nella direzione x cos'è? È la derivata di x rispetto al tempo. Questa è la prima cosa da scrivere. Prima cosa da scrivere. La velocità della direzione x cos'è? La derivata di x rispetto al tempo. X pensata come funzione del passare del tempo, del trascorrere del tempo. Se la x è questa, qual è la derivata? Dovresti sapere fare derivate. Quindi cos'è questo? È 2at più b. La velocità nella direzione y cos'è? È d. La velocità nella direzione z in questo esercizio è 0. Accelerazioni. Cos'è l'accelerazione? Beh, l'accelerazione, se questo è il grafico in funzione del tempo della velocità x, questo è il grafico, che so, immaginate una funzione del genere, e questo è un istante t, e questo è un istante t più delta t. Quindi state attenti a cosa sto facendo, sto pensando alla velocità come una funzione del tempo, eccolo qua. Avrà una sua forma. Non ho detto quello, semplicemente ho tirato una funzione a caso. Scegliete un istante t, scegliete un secondo istante che è delta t più in futuro.
questo è il valore della velocità nell'istante t, questo è il valore della velocità nell'istante t più delta t. Costruite un rapporto incrementale con le velocità x, questo è tutta la componente x, è la parte x, t più delta t meno vx nell'istante t fratto delta t. Quello che avete costruito è un rapporto incrementale. E la pendenza di questo segmento. Ma questa pendenza è diversa dalla pendenza di prima. Perché? Perché questa qua è un rapporto tra una velocità e un tempo. Quello di prima era il rapporto tra una lunghezza e un tempo. Questa non è una pendenza vera, non è un numero puro, perché ha le dimensioni di una lunghezza fratto il tempo. Questa non è una pendenza pura, ma non ha neanche le stesse dimensioni di questo, perché questo è una velocità fratto il tempo. Cioè, quali sono le dimensioni fisiche di questo? Questo è una velocità, come sono le dimensioni? Cioè, io vi chiedessi qual è la dimensione di questo, voi scrivereste che è una, ha le dimensioni di una velocità fratto le dimensioni del tempo, che ovviamente questo qui è lunghezza tempo alla meno 1 e questo è un tempo, quindi questo è un è lunghezza tempo alla meno 2. Quindi questa pendenza qua, la pendenza di quel segmento, ha le dimensioni di una lunghezza fratto un tempo al quadrato. Nel sistema dove si misura lunghezza in metri e tempi in secondi, il numero che descrive la pendenza di quel segmento è espresso in metri al secondo al secondo. Quindi questo oggetto qui ha un nome, qualcuno vuol provare a indovinare come si chiama? Prendete le parole che avevo scritto. Quando ho fatto questo, cos'era questo? Questo era nella direzione x, per quello che concerne la direzione x, questa era la velocità media nell'intervallo t, t più delta t. Questo, per quello che concerne la direzione x, è l'accelerazione media nell'intervallo t, t più delta t. Quindi la velocità media è la pendenza del segmento che congiunge il punto x2, x1 e... no? Pensate al disegno, non posso continuare a tenere i disegni su, se no voi avete gli appunti di fronte a voi. Cosa succederà quando questo... farò il limite per delta t che tende a zero? Avrò la pendenza di quella retta tangente alla, alla funzione v, v di x, nell'istante t. E questo si chiamerà l'accelerazione, anzi, prima usiamo la notazione, la velocità, la derivata della velocità nella direzione x rispetto al tempo, ha un nome e si chiama l'accelerazione nella direzione x, intende, nell'istante t. Cioè in questo istante qui, cioè è la pendenza, tra virgolette, di questa retta, come questo, è la derivata di x rispetto al tempo, e questo ha il nome v di x nell'istante t, e questo è la pendenza, tra virgolette, dell'analogo grafico, ma per quello che concede x di t, x del tempo. Tutto molto semplice. Vedete che sto usando i rapporti incrementali in maniera proprio brutale, diretta, dando loro dei nomi. Quindi questa è l'accelerazione media. E questa è l'accelerazione, e metterò tra parentesi istantanea, perché dopo un po' istantanea. Come questa è la velocità istantanea e questo è
bene? D'accordo. Allora, completiamo il calcolo della situazione. Dov'è il cancellino? Ecco qua. Questo cos'è? Io per questo mi dà fastidio. Quindi, le accelerazioni cosa sono? Le derivate della velocità. Quindi a di x, cioè la derivata della velocità x rispetto al tempo, se la velocità è questa, l'accelerazione cos'è? È 2a. Qual è l'accelerazione nella direzione y? L'accelerazione nella direzione y. L'accelerazione è la derivata della velocità nella direzione y rispetto al tempo, e quindi se questa è la funzione costante, cioè non c'è nessuna dipendenza dal tempo esplicito, chiaramente l'accelerazione è 0, e questo, se la velocità è 0, a maggior ragione l'accelerazione nella direzione z, che è la derivata rispetto al tempo della velocità nella direzione z. Nel sistema dove le lunghezze sono espresse in metri e i tempi in secondi, questo sarà 2a, avrà un valore numerico, sarà espresso in metri al secondo, questo è 0, cosa? Non è un 0 normale, è un 0 metri al secondo, questo cos'è? È sempre uno 0, cioè questi due zeri, queste tre accelerazioni hanno dimensioni di una lunghezza fratto un tempo al quadrato, quindi quello 0 è uno 0 con dimensioni, ok? Allora, potete guardare qua, guardate così, c'è, è un'anticipazione, anzi non è un'anticipazione, ve lo faccio e basta. Guardate, se qua c'era scritto A di quadro, quando facevo la derivata veniva 2A, e qua 2AT, e quando facevo la derivata veniva 2A, c'è questo 2 tra i piedi. Quindi, credete se io faccio così? Cosa succede? E questo sparisce? E cosa sparisce? D'accordo? Allora, diamo un significato fisico a questo A, B, C e D. Per esempio, guardiamo la X. Qual è il valore di X quando T è uguale a 0? C. Quindi il senso di C è il valore di X quando T è uguale a 0. Cancello la y e la z e ragioniamo con la x. Cioè c è il valore di x quando t è uguale a 0. Siete d'accordo? Sì? Allora, questa notazione è pesante, è brutta, usiamo inutilmente un sacco di gesso o inchiostro. Quindi useremo sistematicamente nel corso notazioni di questo tipo. Scriveremo x con un pedice 0, cioè x per un pedice 0 significherà il valore di x quando t è uguale a 0. Se volete, x pedice 0 rappresenta cosa? La posizione iniziale di x. Quindi questo è la posizione o il valore iniziale di x. Posizione. Valore iniziale di x. E la parola iniziale cosa vuol dire? All'inizio, no? E l'inizio per noi è t uguale a 0. Quindi inizio si intende t uguale a 0. Quindi il valore iniziale di x è proprio c. Quindi piuttosto di scrivere c, mettiamo x0 là. Cioè io scriverò così. Piuttosto di cancellare, propongo di scrivere questa legge, questa funzione x funzione del tempo, la scriverò così: un mezzo a t quadro più bt più x0, cioè il valore di c è chiaro cos'è? Il valore di x quando t uguale a 0. Quindi scrivendolo così c, non più c ma chiamando x0, aiuto lo studente a capire cos'è. Questa è la posizione iniziale di x, è il valore iniziale, è il valore iniziale di x. Guardate adesso qua, siamo di nuovo considerando solo la x, quindi non sto facendo la y e la z più.
niente. Facciamo una cosa simile qua. Qual è il valore della velocità nella direzione x? Sto considerando la direzione x quando t uguale a 0. Guardate la formula. B. Quindi il B cos'è? È il valore della velocità chiaramente della direzione x quando t uguale a 0. Quindi usiamola questa notazione e la chiamiamo, che so, vx col pedice 0. Questo sta a rappresentare il valore iniziale, per iniziale cosa intendiamo? Quando t uguale a 0, di vx pensata come funzione del tempo. Quindi questa qua la scriviamo così, v di x di t è uguale a at più v0, vx0. Cioè la B la stiamo identificando con, stiamo capendo che la B è la velocità iniziale. Quindi qua io posso far così, no? E la A che diavolo è? La A di x è una costante, cioè questo è il grafico della funzione. Della funzione di A è il valore che non cambia mai, questo è A. Se questo è positivo, si intende, sarà così, no? Quindi A, per usare se volete la stessa notazione, è il valore, questa è un po' una banalità, però almeno ci uniformiamo a questa notazione con i pedici, il valore A maiuscolo è uguale al valore dell'accelerazione quando t è uguale a 0, no? Cioè è una costante. Quindi questo qua lo scrivo così. Ok? Quindi questa notazione la useremo spesso, dove la notazione vi sta aiutando a interpretare cosa vedete. Questa è il valore di x quando t è uguale a 0. Questa è il valore della velocità, si intende della direzione x quando t è uguale a 0. E in questo caso è un'accelerazione costante. D'accordo? Quindi facciamo questi tre, facciamo un grafico di queste tre funzioni per cortesia, così chiudiamo un attimo questo argomento. Facciamo il grafico delle tre funzioni. Questo è la, l'ho cancellato, ma era a di t era uguale a 0. È una funzione che non cambia. L'accelerazione, cos'è l'accelerazione? È la derivata della velocità. Cos'è la velocità? È la derivata della posizione. Quindi se volete, l'accelerazione, che è la derivata della velocità rispetto al tempo, notate che sto tralasciando il pedice x, y, perché alla fine è chiaro che quello che avviene in ogni direzione è la stessa matematica. Mancano 10 minuti alla fine. Sto tralasciando il pedice x, x, y, y, z, z. Perché è il concetto. L'accelerazione è la derivata della velocità. In una certa direzione, si intende, no? La velocità è a sua volta la derivata della posizione e nella direzione che avete scelto, x per esempio. Quindi l'accelerazione è la derivata seconda di x in suo tempo, e piuttosto di usare questa notazione, come ho fatto vedere nel precorso, come dovreste già sapere, userete questa notazione qui. Notate la posizione del 2, non è qui, ma è qui. È una notazione, è una convenzione quella. Quindi quello scarabocchio là significa che state facendo la derivata della derivata. La derivata seconda di x rispetto al tempo è l'accelerazione. Ok? Quindi in questo esercizio che ha questa coordinata x rispetto al tempo,
l'accelerazione è una costante del tempo, è una funzione che è piatta, tendenza nulla, tendenza nulla. Qual è il grafico della velocità? La velocità è questa, eccola qua, questa è la velocità. È una retta, quella è l'equazione di una retta. La velocità iniziale è l'intercetta sull'ordinata e A, che abbiamo interpretato essere a zero, è il coefficiente angolare di questa retta. Quindi questo grafico è questo qui. Quindi parte da un valore iniziale, chiaramente se A0 è maggiore di 0, questa retta ha una pendenza positiva. Se A0 fosse stato negativo, cioè invece di essere qua su, se fosse stato qua giù, questa partiva da qua e aveva una pendenza negativa, è chiaro? E questa che funzione è? Questa è una parabola. È una parabola che come valore iniziale è x0, quindi devo disegnarmi parte da un certo valore x0, quindi questo è il valore x0, d'accordo? Valore x0. Ma la velocità cos'è? È la pendenza, giusto? Quindi qual è la velocità nell'istante t uguale a 0? Era questo valore qui. Quindi voi dovete immaginare di tracciare una retta qua che abbia una pendenza uguale a questo valore numerico qui. E poi dovete disegnare la vostra parabola. Ha una certa pendenza, vedete che la pendenza non è zero, sarebbe così il grafico, per intenderci. Supponete che io faccia così, dove disegno in giallo la retta tangente alla funzione x di t in questo punto, quale sarebbe stato l'espressione del x in funzione del tempo? Questo grafico qua sarebbe stato x di t uguale a un mezzo a 0 t quadro e basta. Perché? Perché vedete che il valore x0 non c'è e la velocità iniziale non c'è. Dire che la velocità iniziale è 0 vuol dire che questa funzione è qua giù. Faremo meglio dopo alle due, mi raccomando. Notate che questo qui, questo grafico, ha x0 uguale a 0 e v0 uguale a 0. Questo qui. Convincetevi di quello. C'è qualcuno che non capisce quell'ultimo riquadro? Il valore iniziale della x, il valore iniziale di x vale 0, parte qua. Ma qual è la velocità di questa? La velocità cos'è? È la derivata di x rispetto al tempo e la velocità è semplicemente uguale a cosa? A 0 t. E quindi quanto è la velocità quando t uguale a 0? Vale 0. E dire che la velocità è 0 vuol dire che la pendenza della retta tangente alla funzione deve essere 0. Quindi dovete assolutamente aver capito questo. Nella misura in cui la posizione iniziale, se io facessi così, tiro una retta orizzontale e poi faccio una parabola così, quale sarebbe stata la funzione x di t? Sarebbe stato questo, x di t uguale a un mezzo a 0 t quadro più x0. Perché vedete che quando t uguale a 0, x vale x0. E qual è la velocità di questa? È uguale a a0 t e basta.
quando t è uguale a 0 la velocità è nulla, che è rappresentata dalla pendenza della retta tangente, che in questo disegno è orizzontale. Dovete aver chiaro questo e dovete aver chiaro questo. Una volta che avete chiaro questo, allora questo caso è il caso generale in cui, oltre ad avere una posizione iniziale, ha anche una velocità iniziale. Ok? Quindi l'ultimo caso destro è il caso speciale di questo, è il caso generale. Caso generale. Questo è un caso speciale dove parte da x uguale a 0 con velocità nulla. Questo è un caso speciale dove parte da x0 con velocità nulla. Questo è il caso più generale dove parte x0 con velocità non nulla. Ok? Credo di aver arrivato alla fine, giusto?